terza giornata di Serie D in scena al Silvio Protto, dove si affrontano Troina e Castrovillari. Boncore sceglie il 3-5-1-1 con Piuca alle spalle dell'unica punta Musso. Con puntoriere ancora indisponibile, Ferraro dall'altro lato si affida invece a un 4-3-1-2 con Lavrendi dietro la coppia Gallon-Pandolfi. I calabresi partono forte. Al 12esimo il direttore di gara Silvera di Valdarno concede loro un penalty generoso. Contatto da Cune, Ielo con quest'ultimo che va giù dal dischetto. Gallon non fallisce spiazzando Zummo. 1-0 per il Castrovillari. Il numero 10 della squadra ospite aveva già segnato due volte, una sempre su rigore, a Troina nella passata stagione quando vestiva la maglia del Gela. Passano due minuti, Landolfi va via in contropiede, Bonfini è costretto a trattenerlo e viene ammonito. Punizione dal limite per il Castrovillari, sulla palla si porta Gallon che sfiora il raddoppio colpendo in pieno l'incrocio dei pali. Ancora Gallon per Landolfi che prova il pallonetto, ma Pantò è bravo a toccarla quanto basta per deviare in angolo. Altro contropiede calabrese, stavolta manovrato da Lavrendi, che la mette dentro per Landolfi. Ruano salva con un intervento prezioso. Si chiude qui la partita offensiva del Castrovillari e inizia il forcing della squadra di Boncore. Corner di Capitan Piuca, Iossi di testa, palla di poco a lato. Il numero 10 argentino entra in aria, ci prova di punta, ma Galluzzo è attento e para a terra. Al 43esimo ancora Piuca, scucchiaia per Ios che la mette dentro trovando Musso, pronto all'appuntamento con il gol, il pareggio del Troina, 1-1. Nella ripresa gli ospiti non trovano le energie per attaccare, sono invece rosso-blu a pungere subito, ancora con Piuca che illumina per Musso che salta Galluzzo, trovando però sulla sua strada Indelicato che salva quasi sulla linea. Al 65esimo ci prova Demo con una botta dalla distanza, Galluzzo deve distendersi per deviare in angolo. Boncore sostituisce Piuca e Musso inserendo forze fresche, Ferreira e Carbone. Ferraro dall'altro lato capisce che la partita non si può vincere e allora prova a non perderla inserendo un difensore della guardia per Landolfi. Il Troina dal canto suo non demorde, crea altre due palle gol colossali nel giro di due minuti con la regia di Ademo che al 78esimo serve il treno Locascio sulla destra, tiro out. E poi al minuto 80 inventa ancora, stavolta per Ferreira che a tu per tu con Galluzzo spara trovando però sulla sua strada il piede dell'estremo difensore calabrese. Troina sprecone, Castrovillari al terzo pareggio consecutivo, guadagnato stavolta con un pizzico di fortuna.